Buonasera a tutti ed eccoci giunti alla terza parte del video e in questo video vi vorrei parlare un po' delle mie esperienze scolastiche. Allora, innanzitutto inizio col dire che ho fatto le medie all'Istituto Pier della Francesca e diciamo che sono state un periodo tosto, parecchio difficile, perché ho avuto tanti problemi, soprattutto di bullismo. Avevo dei compagni di scuola non tanto simpatici e siccome da piccolina ero abbastanza chiusa, quindi tutto il contrario di come sono ora, me la prendevo parecchio, anche perché mi dicevano cose non tanto, insomma, cose che non si dicono. Mi offendevano pesantemente. Poi cosa è successo? È successo che piangi oggi, piangi domani, mi è venuta noia e allora ho detto, oh, qui bisogna tirar fuori le unghie. E ho iniziato a rispondere perché effettivamente mi ero un po' rotta le scatole. Poi mi dispiaceva anche tutti i giorni raccontare alla mia famiglia che mi prendono in giro, mi fanno piangere, eccetera, eccetera. Quindi, bene o male, sono diventata una specie di tigre, cosa che sono tutt'oggi, e mi sono rinforzata parecchio. Ho tirato fuori le unghie e i denti, ho combattuto e alla fine ho cercato di farmi rispettare, anche se posso dire che veramente alle medie me ne hanno fatte di tutti i colori. Però ho avuto anche alcune amiche importanti, tra cui la Francesca che conservo ancora oggi, saluto, ciao, e a cui voglio bene. E poi invece le superiori sono andate un pochino meglio nonostante tutti i miei timori e l'ho fatta all'Istituto Giorgio Vasari. Allora, e qui apro una parentesi, perché c'è da dire che in prima superiore ne ho combinate veramente di tutti i colori. Ero sempre quella che faceva scherzi, non mi facevo mai trovare nella mia classe, ma in quella di in altre classi. Infatti, quando facevano gli appelli, vedevano sempre che c'era una persona che dicevo: ma questa cosa c'entra? Poi, vabbè, alla povera Pina, che non so se potrà mai vedere questo video. Ne ho combinate tante, quando pulivo il pavimento io come una merda ci passavo con la carrozzina e lei urlava, poi altri scherzi, poi vabbè. Poi dopo quando è arrivato il momento di studiare mi sono calmata. Ah, poi sono sempre stata una grandissima tifosa della Juventus, tanto che a scuola andavo in giro quando si era vinto il campionato col cappello, la maglietta, la bandiera, quindi lasciamo perdere. E ora, dopo aver lavorato 7 anni all'Istituto Maestrini di Arezzo, dove per certi versi mi sono trovata bene, per altri così e così, ho deciso, e non l'avrei mai detto, di tornare a studiare. E ora sono al terzo anno di università, Scienze dell'Educazione, e spero di diventare educatore sociale. Cercherò di mettercela tutta, anche se me la sto prendendo un po' comoda. Sapete, quando c'è l'amore, le priorità cambiano. E quindi spero, boh, mi vedrete presto con la coroncina di alloro. La devono fare della mia misura. E per ora, niente. Vabbè, per ora questo è quanto. Io vi saluto, spero che questi video continuino a piacervi, a me diverte molto farli. Ringrazio il mio scenografo Federico Cappelli, nonché amore della mia vita. Ringrazio tutti, la mia famiglia, saluto Marilyn, Marilyn perché me l'ha chiesto. La saluto, gli mando un abbraccio, saluto tutti quelli che conosco e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!